Paola Farinetti, buongiorno. Ciao Livio e ciao a chi ci ascolta. Benvenuta qui nel Posto delle Parole, anzi bentornata per raccontarci tutte le forme della cultura, ovvero la nuova edizione dei laboratori di resistenza permanente organizzate dalla Fondazione Mirafiore. Per tutte le informazioni e le prenotazioni, fondazionemirafiore.it. In che modo, Paola Farinetti, quest'anno la cultura prende forme diverse, sempre più plurale? Ma allora, tu sai che l'obiettivo principale della Fondazione Mirafiore è quello di migliorarci ascoltando i migliori, anche quelli che non la pensano esattamente come noi, ma che hanno tutte le caratteristiche di qualità, intelligenza e spessore per venirci a raccontare delle cose. Il claim Tutte le forme della cultura è nato quest'anno a seguito della rivisitazione grafica del sito della Fondazione Mirafiore, che è diventato insomma un po' più efficace dal punto di vista comunicativo, e abbiamo individuato delle icone, no, che caratterizzano un po' tutti i nostri eventi e che fanno riferimento all'albero, parlando del Bosco dei Pensieri, che fanno riferimento ai libri, parlando di letteratura e via dicendo. E quindi insomma il claim Tutte le forme della cultura rimanda sia a queste forme, che sono forme grafiche, sia a delle forme sostanziali, perché da noi vengono grandissimi della letteratura, della scienza, della politica, del giornalismo, dello spettacolo, e quindi è la cultura in tutte le sue sfaccettature a 360 gradi. E gli ospiti E si siederanno su quella scrivania in legno e con la sua sedia di fronte al pubblico, ovviamente il pubblico ritorna e si comincerà tra breve, Paola Farinetti. Sì, siamo molto contenti perché dopo un anno e mezzo sostanzialmente di blocco, abbiamo fatto delle cose online, ma non sono la stessa cosa, almeno io sono convinta che non siano la stessa cosa, perché ritrovarsi come una comunità intorno a qualcuno che parla è un po' come partecipare a una messa, no? Quindi è una cosa necessaria perché si trasmettono sempre delle cose speciali. Ad esempio, poi da noi succedono veramente sempre cose speciali. Per farti un esempio, sabato scorso, quando abbiamo presentato tutta la stagione, c'era tanto pubblico, è finita ed è stata una cosa assolutamente a sorpresa anche per noi, che tra il pubblico ad ascoltare la presentazione della stagione c'era anche Mauro Pagani. E Mauro Pagani di Niente per lì meno. sì, e Mauro Pagani di per lì ci ha in modo improvvisato regalato una versione da brividi di Impressioni di settembre, che è una canzone che compie 50 anni e resta ancora assolutamente contemporanea. E quindi per dirti che dal vivo possono succedere, e da noi succedono spesso, anche delle cose un po' speciali. Mi dicevi quando cominciamo? Cominciamo prestissimo, cominciamo il 30 ottobre e cominciamo niente meno che con un ministro, che è Renato Brunetta, che è il ministro della pubblica amministrazione e che verrà a parlarci della sua idea di riforma della pubblica amministrazione. Lui crede molto nel capitale umano, cioè nelle persone che compongono la pubblica amministrazione. C'è molto da fare e lui è molto appassionato al tema. Sai che Renato Brunetta è un economista, è stato anche ministro in passato, no? Nel governo Berlusconi, ma è uno davvero, devo dire, che più lo conosco e più mi rendo conto che è una persona realmente appassionata. Tra l'altro lui ha una storia pazzesca, perché lui viene da una famiglia povera, suo padre vendeva le gondole di plastica a Venezia, erano tanti fratelli, e lui è stato uno dei pochi fratelli che ha studiato. Come dire, anche piccolino, c'ha anche delle
limitazioni fisiche e nonostante la povertà, nonostante le limitazioni fisiche, è arrivato dove è arrivato. Quindi sicuramente comunque la si pensi da un punto di vista politico, è una persona interessante da E ascoltare. questo è molto importante perché la pluralità e l'originalità del confronto è cominciare. Renato Brunetta, tra l'altro, proprio in questi giorni sono giorni molto importanti per la Per sua lui, attività sì. politica, perché sono giorni in cui deve fare delle scelte mica da poco. E ricordiamo ancora fondazionemirafiori.it, mirafiore.it perché tutti gli incontri devono avere la prenotazione, vero Paola Sì, Farinetti? bisogna andare sul sito, scegliere l'evento che si preferisce di più e cliccarci sopra e prenotare il proprio posto. Ce ne sono alcuni, tra l'altro, che devo dirti sono già sold out degli incontri che abbiamo lanciato, insomma, sabato scorso, perché insomma, il nostro pubblico è un pubblico affezionato. Prima ti parlavo di comunità, ma è veramente così, nel senso che ci sono persone che vengono a tutti gli incontri e con grande piacere, insomma. Possiamo ricordare quali sono quelli già esauriti per il pubblico? Sì, io ricordo sempre che c'è una lista d'attesa, comunque di non scoraggiarsi anche se si trova all'esaurito. Uno degli esauriti, ad esempio, è l'incontro con Geppi Cucciari il 3 Hai voglia, dicembre. hai voglia. Sì, un altro degli esauriti è l'appuntamento della serata De André che sarà a marzo, quindi insomma, o febbraio, 19 e febbraio, con 19 Dorighezzi. febbraio, e sarà con Dori Ghezzi e Francesca Serafini, che è l'autrice della fiction TV che è andata in onda qualche anno fa su Rai 1, dedicata a De André, e Giua, che è una cantautrice genovese che è stata tanto al fianco di Neri Marco Re quando portava in giro il suo spettacolo proprio dedicato a De André e che è una straordinaria interprete delle canzoni di De André. Però appunto dico a tutti di non disperare perché c'è una lista d'attesa e c'è la possibilità, cerchiamo di far entrare più persone possibili compatibilmente con gli spazi che abbiamo, col fatto che comunque esistono ancora delle restrizioni Covid, nonostante le maglie si siano molto allargate. Ricordo tra l'altro che possono entrare solo i possessori di Green Pass o di tampone fatto entro le 24 ore, come nei teatri, come ovunque, e insomma cerchiamo di fare il possibile. Poi sono tutti gli incontri, si possono anche vedere in streaming, sempre andando sul nostro sito. Però vorrei Ti toccare, aggiungo un'altra cosa. Paola Farinetti, è importante lo streaming, ma è Beh, importantissima la presenza. un altro degli esauriti è Gianrico Carofiglio, amatissimo scrittore. E quindi io vorrei toccare un tema importante, perché scorrendo il programma, abbiamo detto persone diverse, però è il registro diverso, nel senso che da Brunetta passiamo a Nicoletti, per poi Antonella Viola, quindi Cecilia Strada, Gianrico Carofiglio, Geppi Cucciari, Elsa Fornero, Alessandro Haber, Mattia Santoro, Cazzullo. Ecco, c'è veramente una Ecco, grande però attenzione a ognuno. toccare diversi registri di curiosità, di Esatto, attenzione, di interesse. perché poi io davvero il mio grande obiettivo è che sì, ci sono grandi nomi che attirano subito l'attenzione e che appunto determinano dopo pochi giorni o poche ore l'esaurito. Però io spero, e negli anni siamo riusciti anche, come ti dicevo, a costruire questa comunità, che molte persone rischino e vengano a sentire anche chi non conoscono. Faccio un esempio: Gianluca Nicoletti, io lo adoro, è un grande giornalista, tuo collega di Radio 24, che fa due trasmissioni secondo me interessantissime, che sono Melog tutti i giorni verso mezzogiorno e Il Treno Va, che è uno straordinario serbatoio di storie comuni e che nel loro essere comuni sono eccezionali il sabato. E appunto, però il grande pubblico non lo conosce, ma io spero che lui venga. Tra l'altro, lui è il padre di un ragazzino Che autistico abbiamo e raccontato con ha. diversi libri proprio con Gianluca Nicoletti, straordinarie Esatto. presenze.
e ha creato una fondazione che si chiama Cervelli Ribelli, che nasce proprio da questa riflessione sull'autismo, ma che è una riflessione più grande e secondo me assolutamente condivisibile, che per veramente cambiare il mondo servono dei cervelli ribelli, cioè servono dei cervelli che non pensino in maniera omologata, che non seguano le vie tracciate, che abbiano qualcosa di strano, che abbiano una visione diversa del mondo per poterlo cambiare. Ed è esattamente di questo che parlerà da noi. Un'altra persona che secondo me il grande pubblico non sa chi sia è Giacomo Rizzolatti, che sarà da noi insieme a Antonio Agnoli. Antonio Agnoli è stato il caporedattore culturale di Repubblica per tanti anni, ancora adesso è giornalista, scrittore. E Giacomo Rizzolatti è un grande vecchio della scienza italiana che ha rischiato di prendere il Nobel perché con la sua equipe, un neuroscienziato, con la sua equipe dell'Università di Parma, alla fine degli anni 90 ha fatto una scoperta straordinaria, che è quella dei neuroni specchio, che raccontano di come l'empatia, che è un sentimento che proviamo tutti, non sia soltanto qualcosa di caratteriale o legato alla psicologia, alla sensibilità, ma abbia anche una base fisica. I neuroni specchio banalmente sono quelli che ci spiegano come mai ci succede sempre che quando siamo di fronte a una persona che sbadiglia, sbadigliamo anche noi. Questo succede per i neuroni specchio. Abbiamo, tra l'altro, scoperta. Scusa se ti interrompo, l'abbiamo incontrato a Dialoghi sull'Uomo 2 anni fa, Giacomo Rizzolatti, ed è stato veramente un incontro straordinario per come racconta la neuroscienza, anche la filosofia, no? Ed è sicuramente molto interessante mettere insieme Rizzolatti e Antonio Agnoli. Antonio Agnoli, straordinario giornalista, di lui apprezzo, ma io sono l'ultimo della fila, l'ultimo che può parlare, ma apprezzo i ritratti, quando scrive delle persone fa veramente delle cose straordinarie. È vero, è vero. Poi un altro incontro che secondo me è da non perdere, sempre in quella filosofia che dicevo prima, dell'ascoltiamo anche quelli che non la pensano esattamente come noi, è un incontro, io credo, imperdibile e che, non so, abbiamo organizzato per una specie di miracolo, che è l'incontro tra 3 governatori di 3 regioni italiane: Stefano Bonaccini, PD Emilia-Romagna, Alberto Cirio, Forza Italia, Piemonte, e Luca Zaia, Lega, Veneto. 3 governatori di 3 partiti diversi, uguali per concretezza e spirito di comando, diciamo così, coi quali racconteremo anche, cercheremo di parlare di come il federalismo si può integrare in maniera armonica con lo Stato centrale. Ricordo ai nostri ascoltatori l'appuntamento con i laboratori di resistenza permanente per le prenotazioni, fondazionemirafiore.it, tutte le forme della cultura, a cominciare dal 30 di ottobre con Renato Brunetta e poi tutti gli altri appuntamenti. Effettuare la prenotazione e mettersi in coda laddove gli appuntamenti siano esauriti, perché ovviamente c'è sempre qualcuno che dà forfè. Prima di salutarci, Paola Farinetti, come sempre, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Ah, guarda, sto leggendo un classicone che mi sta riempendo di felicità, che è Furore di Steinbeck. Steinbeck, è certo che riempie di felicità Steinbeck, lo possiamo... Ma nel senso che è veramente un'avventura di parole e di cinema dentro, no? Capisco come mai dai suoi libri sono stati tratti sempre film, perché in realtà la sceneggiatura è proprio già scritta dentro, nel senso che leggendo proprio le immagini si visualizzano con una chiarezza folgorante. Ma chissà se hai Furore lì a portata di mano. Devo spostarmi di stanza, guarda. Vediamo se riusciamo a far leggere a Paola Farinetti quello straordinario incipit che dovrebbe essere Sulle terre rosse e così via, l'incipit di Furore di John Steinbeck. Vediamo se riusciamo. Vuoi l'inizio? Ecco, come comincia Furore? Furore inizia... Allora, aspetta, c'è l'introduzione, aspetta che capito. Allora. Sulle terre rosse e su una parte delle terre grigie dell'Oklahoma le ultime piogge furono leggere e non lasciarono traccia sui terreni arati.
Le lame passarono e ripassarono, spianando i solchi piovani. Le ultime piogge fecero rialzare in fretta il mais e sparsero colonie di gramigna e ortiche ai lati delle strade, tanto che le terre grigie e le terre rosso scure cominciarono a sparire sotto una coltre di verde. E così comincia quello straordinario romanzo. Se qualcuno non l'ha letto, deve entrare veramente. E prendo proprio la parola che ha detto poco fa Paola Farietti, gioia, perché è proprio una gioia leggere questo straordinario romanzo intitolato Furore. Grazie, grazie davvero come sempre Paola Farinetti, ti auguro una buona giornata. Grazie a te e un saluto.